L'ultimo schiaffo a madre natura era stato il lancio di un materasso nelle acque del Fenestrelle, un pezzo di inciviltà diventato il simbolo del degrado nella zona. Da tempo infatti le sponde del torrente che attraversa la Valle dei Mulini, tra Cupamacchia e Contrada Infornata, erano diventate meta dei pirati dell'ambiente. Stamane gli operai di una ditta specializzata nel recupero di rifiuti speciali su disposizione del comune hanno rimosso la discarica che negli anni aveva preso forma, sepolta in parte dalla fitta vegetazione. Come vedete dalle immagini, dal disboscamento è emersa una marea di ingombranti, bidoni, scarti di mobili, pneumatici, canne fumarie, materassi e persino dei pali della luce. Un deposito frutto di sversamenti abusivi, di scarichi avvenuti soprattutto di notte. Le fototrappole installate lungo il percorso della Valle dei Mulini hanno permesso alle ronde ambientali di intercettare almeno una ventina di trasgressori, quasi tutti professionisti, quelli sorpresi dai dispositivi di vigilanza con le mani nel sacco di rifiuti. Come sottolinea l'assessore al verde pubblico Giuseppe Negrone. Stiamo bonificando quest'area con una ditta specializzata e speriamo di finire entro lunedì e speriamo che non gli buttano più niente qua sotto. È stato trovato di tutto, le immagini tutto. Parlano chiaro, dai bidoni... Dai materassi ai bidoni, dai bidoni agli RSU, ingombranti, c'è un poco di tutto. Questo significa che comunque il degrado a volte è anche frutto dell'inciviltà. Soprattutto frutto dell'inciviltà, come lei ha potuto far verificare, chi glielo veniva a mettere qua sotto. Certo, di quelli che sono passati l'hanno buttato. Come fare per sorprendere i trasgressori, quelli che scaricano veleni sul territorio? Comunque abbiamo beccato già... penso una ventina di persone che sono state convocate a comando dei vigili urbani in varie zone di Avellino. Continuiamo i controlli, chi sbaglia paga. Tra queste 20 persone ci sono anche professionisti insospettabili, di chi si tratta? Sì. Cioè? Non mi faccio fare nomi, ma ci stanno tanta gente. Soprattutto professionisti? Soprattutto, sì. Imprenditori, cose di questo tipo? Anche. Anche imprenditori. E la multa di quanto sarà? 300 euro mi sembra che abbiano fatto il comando dei vigili, questo lo seguono loro dal punto di vista sanzionatorio. Più in generale com'è la situazione ad Avellino, anche generale, dopo il servizio di guardie ambientali che lei ha schierato in campo? Ma loro stanno facendo un buon lavoro, devo dire la verità, sono loro che per la maggior parte stanno fermando queste persone e comunicando ai vigili.